che sta passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Gesù che sta passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Carissimi, mi tolgo la mascherina, Come state? Penso che stiate bene, spero che stiate bene. Io ho ricevuto un dono grandissimo che è la telecamera con la quale sto avviando questa diretta oggi pomeriggio per i nostri aperitivi. Stiamo guardando in questi aperitivi, in queste serate, i segni, i santi segni, i sacri segni. Siamo arrivati a dei segni particolari che sono usati proprio dalla liturgia e sono molto significativi. Il primo segno che volevo vedere insieme a voi, brevemente, senza nessuna pretesa, è il segno del cero. È il primo segno rituale, appunto, il cero. Dal cero che illumina l'oscurità della notte al cero cultuale che contrassegna le feste dell'anno, sino, direi, al cero pasquale, che è il simbolo del Signore risorto. Possiamo lasciarci guidare ancora dal nostro amico Romano Guardini, che abbiamo imparato a conoscere in queste sere. Lui scrive proprio così, attenti, nel suo libro famoso, dice: vi è una similitudine bella ed efficace a differenza di molte. Il cero. Non ti dico nulla di nuovo. L'hai certamente sentito tu, pure non una volta sola. Vedi, con esso sta sul candelabro. Ampio e grave sta il piedistallo, scrive Romano Guardini. Sicuro si erge il fusto e saldamente stretto dal calice, dal piatto con ampio risalto si drizza il cero. Naturalmente, carissime, capite, qui si tratta del cero pasquale. Tutti l'abbiamo presente, fra qualche settimana, fra qualche giorno, nella veglia pasquale lo accenderemo e per tutto il tempo di Pasqua ci farà compagnia. Esso è il protagonista della liturgia della luce nella notte di Pasqua, in cui si benedice, l'abbiamo già visto in queste sere, il fuoco nuovo. Da questo si sprigiona ogni altra luce naturale e artificiale, in un crescendo di vittoria della luce sulle tenebre fino al canto del Gloria. Per chi assiste e celebra la veglia di Pasqua, ha presente proprio la liturgia della luce. Quando si entra nella chiesa con solo la luce del cero pasquale accesa, a questo cero si accendono le altre candele, ecco, si incensa il cero, arrivati sull'altare, e tutta la luce dopo la liturgia della luce, dopo il canto del preconio, arriva proprio all'inno, del Gloria, dopo appunto la grande veglia che ci fa attraversare le gesta di Dio per il popolo di Israele nell'Antico Testamento. È una sapiente pedagogia della Chiesa.
la quale insegna che la luce illumina, riscalda e vince in un corpo a corpo le tenebre. Mors et vita duello, la luce ha vinto la tenebra. Ma solo del cielo pasquale, solo del cielo pasquale si canta Lumen Christi, ecco la luce di Cristo. La liturgia della luce culmina, sapete, con un cantico antichissimo, bellissimo, che risale al IV-V secolo, l'Exultet, il precogno, esulti il coro degli angeli. Originariamente il cielo pasquale serviva da lucerna durante la veglia notturna del popolo di Dio in cammino, ma la sua funzione pratica si arricchì subito del simbolismo insito nella luce accesa che illumina le tenebre della notte, e divenne facile allora, voi potete già intuire, recuperare il carattere festoso e prezioso che la luce aveva per gli antichi. La simbolica della luce, molto presente nella scrittura ebraica e nel Nuovo Testamento, fu riferita in maniera spontanea a Cristo. È lui la luce vera, è lui la luce del mondo. E poi passò, direi, ad indicare il cielo. Il cielo rappresenta la vittoria di Cristo sulla morte, sulle tenebre, e rappresenta il Cristo vittorioso. Cristo accende nel cuore degli uomini il desiderio di una luce e di un fuoco inestinguibili. Anche i simboli esterni che sono incisi sul cielo ci aiutano a capire il vero significato del cielo di Pasqua. Tradizionalmente deve essere nuovo ogni anno il cielo, deve essere fatto di cera, possibilmente la cera d'api. Questi gesti esterni al cielo manifestano il suo significato, il suo splendore. Vi sono scolpiti nel cielo il segno della croce, vi sono scolpite le lettere dell'alfabeto greco, l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, il numero dell'anno iscritto tra i bracci della croce e infine i cinque grani di incenso al centro e sugli estremi della croce. Le parole che il sacerdote o nella grande veglia della cattedrale il vescovo proclama spiegano il senso di tutto quello che c'è inserito nel cielo. Dice il vescovo, il sacerdote, chi presiede la veglia, il Cristo ieri e oggi, Alfa e Omega, a lui appartengono il tempo e i secoli. A lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. E poi continua, per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca Cristo Signore. Amen. Così, istoriato e significato, il cielo pasquale allora precede la solenne processione scandita dal triplice canto. Si entra nella chiesa che è tutta buia e è illuminata dal cielo di Pasqua acceso che rappresenta Cristo. Infatti, per tre volte si dice Lumen Christi. Giunto all'altare, il cielo pasquale viene collocato sul candelabro adorno di fiori e inizia il grande canto del precogno, che è un testo poetico di annuncio solenne, cantato con la voce squillante del diacono e prende nome dal suo inizio. Esulti il coro degli angeli, dice, esulti l'assemblea celeste. Un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Continua il diacono, il sacerdote o chi canta il precogno e dice: gioisca la terra inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
costituisca la Madre Chiesa splendente dalla gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. La lode solenne del cielo riprende motivi della storia della salvezza del popolo di Israele. La colonna luminosa che indicò agli israeliti la via del passaggio del mare, segno della presenza di Dio. Quanto allora avvenne, voi cominciate a intuire, a capire, si ripete per il popolo della nuova alleanza, perché davanti adesso cammina Cristo risorto nel mezzo della notte santa, come la colonna luminosa che fuga le tenebre del peccato. Canta infatti questo inno bellissimo, l'Exultet, in un brano di poetica ispirazione. Questa, sentite che bello, questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dalla oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Poetico, bellissimo. La poesia poi svolge motivi legati a quella che è la simbolica del cielo, che non solo illumina, ma si fonde e si consuma a beneficio di altri, come segno di dedizione di Cristo, del suo sacrificio al Padre, e quindi della partecipazione dei cristiani al sacrificio di lode del Signore. Dice proprio così il grande inno del Preconio. Ascoltate che bello. In questa notte di grazia, attenti, accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api. Ecco perché deve essere un cielo di cera d'api, simbolo della nuova luce. E questo inno stupendo che abbiamo imparato a conoscere, spero anche attraverso questo piccolo aperitivo spirituale, termina con un finale commosso. Ascoltate che bello, dice: lo trovi acceso la stella del mattino, il cielo, quella stella che non conosce tramonto, Cristo, tuo figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. E tutta l'assemblea dice il proprio. Il cielo pasquale, carissimi, è dunque il compimento dei segni rituali che rimane esposto, pensate, fino a Pentecoste. E illumina il tempo dell'esperienza della risurrezione fino al dono dello Spirito. Un bel simbolo, è un bel segno quello del cielo di Pasqua. Ci ricordi tutte le volte che lo vedremo acceso venendo in chiesa nel tempo di Pasqua, che è Lui, Gesù, la vera luce.
Noi, suo popolo, seguiamo questa luce che ci aiuta a liberarci dal peccato e ci indica la strada verso una vita sempre più bella, sempre più vera, sempre più piena. Questo è anche l'augurio che faccio per me, prima di tutto, e a tutti voi. Allora, ci vediamo domani per un'altra breve diretta, per un altro piccolo segno, la cenere. Buona serata a tutti. Ciao. Sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Chi è che regna? Gesù regna. Chi è che ama? Gesù ama, chi è che salva? Gesù salva.